Buonasera, benvenuti a Fabio Di Sera, anche stasera insieme, nonostante sulla Campania in questa notte di Halloween ci sia praticamente un'alluvione, abbiamo fatto anche un po' di fatica ad arrivare negli studi questa sera, però insomma va bene così, buonasera, siamo arrivati. Buonasera a Peppe Accardo, buonasera a Manila Aiello e buonasera ai nostri ospiti, partendo dalla nostra Anna D'Amato, dico nostra perché insomma la considero anche un po' mia, Rita Russo che ormai ha deciso di fare una sorta di dependenza del suo appartamento qui nei nostri studi perché sta praticamente più in onda che a casa sua, che ringraziamo per essere qui anche stasera, giornalista Claudio Finelli. Buonasera. E la mia collega sia per quello che riguarda la radio, recitare, ma sia per quello che riguarda la scrittura dei libri, Letizia Vicidomini. Buonasera. Stasera parliamo di ritorni. Sì. Prima di cominciare ad introdurre l'argomento della serata però vorrei intanto ricordarvi e ricordare insieme a Peppe tutte le possibilità che avete di contattarci. Esatto. Allora cominciamo da Facebook, Fabio Di Sera, là potete scriverci e possiamo entrare in contatto, e poi invece il numero è 0823 099 675, questo è per chiamare e per venire in diretta con noi. Abbiamo anche una mail che è fabiodisera@lunaset.it. come sempre vi diciamo, se durante la serata trovate interessante intervenire insieme a noi e parlare di qualcuno degli argomenti che vi stiamo proponendo, potete farlo senza nessun tipo di problema, insomma se non date fastidio a casa, se parlando al telefono non disturbate nessuno, ma insomma questa è una ci sera telefonate, no, ma questa è una sera in cui si va a letto un po' più tardi, sì, però, la notte delle streghe, abbiamo preso anche le zucche, ecco, le avrete notate, ne abbiamo messe un po' in giro per lo studio ma non si accendono, come no. Quando le comprate dal cinese, come ti ha detto, no, ti preoccupa, lui si accende, si accende, tu fai tranquillo, si accende, invece cinese non si accende, non è bello, ci vogliono le pile. Saluto cinese, esattamente, vabbè, va bene uguale. Sì, detto questo, se ti chiamano vuoi che te li passo? Al mio cellulare? Sì. Sì. Spesso ti chiamano in diretta, io... esatto, anzi saluto... Rifiutiamo. Sì, cominciano già a scriverci, va siamo bene. A casa tua in effetti, quindi posso siamo chiamarti. Siamo a casa mia, sì, quindi ci potete caso. Chiamare anche al mio cellulare. Se qualcuno c'è il numero e mi vuole chiamare, sei non c'è urgente, problema. Sì. Volevo dire che stasera c'è qualche problema con lo streaming per colpa di questo tempaccio. Noi sulla Campania stiamo vivendo un momento meteorologicamente parlando un po' complicato. Questa è veramente la notte delle streghe da questo punto di vista, nel senso che c'è proprio tutta l'atmosfera che si vive in queste notti piovose e ventose, e quindi c'è purtroppo qualche piccolo problema con lo streaming. Se ci seguite d'altrove, anche perché so che stasera si è prenotata per parlare gente che ci guarda anche dall'estero, spero che abbiano la possibilità di vederci, www.lunaset.it per guardare la puntata in streaming. C'è Facebook, insomma facciamo un riassunto su Facebook ogni tanto, quindi anche se riuscite a guardarci da internet facciamo un riassunto. Allora stasera si parla di ritorni e cominciamo a parlare di ritorni partendo da Letizia Vicidomini e partendo da questo libro che è Il segreto di Lazzaro. Il segreto di Lazzaro è il tuo secondo, terzo romanzo, sì. Che è pubblicato da Narratopoli. 100 autori e la casa editrice. Esattamente, Narratopoli e la collana, immagino che sia, con prefazione di Maurizio De Giovanni, ed è un libro che parla, eccolo qua, ed è un libro che parla di ritorni, in che senso? Dunque... è un uomo il protagonista, come si può capire, che è Lazzaro, Lazzaro Romano, questo è il suo cognome, e torna dall'Argentina perché lì è andato 30 anni prima in pratica per colpa di una situazione che poi verrà scoperta all'interno di questa storia, insomma scorrendola, lì ha 17 anni, quindi ha dovuto ricominciare la sua vita, l'ha costruita in maniera anche abbastanza articolata perché poi è diventato un personaggio di grande carisma, di grande fascino, un fotografo di avvenimenti importanti. Ma tutto questo passando attraverso una serie di altre esperienze, tanto è vero che lui lo chiamano El Nubero, questo nome gli arriva dal fatto che abbia l'abitudine di guardare le nuvole, è una caratteristica che si porta per la sua vita, durante tutta la sua vita, perché in realtà è una sorta di conforto che riesce a trovare. Però cioè, lui a un certo punto deve tornare in Puglia, questo libro è ambientato fra l'Argentina e la Puglia, lui è nato e vive nei pressi di Ostuni, insomma, quindi un borgo molto carino che si chiama Cisternino. Lì è accaduta una cosa per la quale lui è costretto a ritornare, quindi è un ritorno un po', come dire, forzato, anche se in cuor suo voleva ritornare nella sua terra, perché poi non è sempre facile passare la propria vita in un altro luogo dove c'è tutt'altro rispetto anche quando si sceglie, no? Certo, magari di andare in un posto
Boh, non lo so, credo il richiamo delle radici, sì, in qualche modo si poi... chiamano immigrati di ritorno. Sì. Così è il nome, almeno quello che questo è il nome ufficiale dato a quelli, Peppe, che in realtà poi tornano nella propria terra d'origine. Anche in seconda generazione, cioè anche magari di nipoti oppure di figli di immigrati, che poi hanno questa esigenza di tornare a casa per tanti motivi. Si chiamano immigrati di ritorno. Tipo, i pugliesi che stanno in Sud America sono circa 400.000. Sì. Che votano ancora in Italia, quindi sono pugliesi che hanno ancora residenza in Italia ma comunque abitano all'estero. Sono tanti, io ho scoperto poi facendo una ricerca su internet con Peppe oggi, ho scoperto che sono moltissime le persone che conservano sempre in qualche modo il legame con l'Italia, avendo però la residenza all'estero, quindi trovando magari delle opportunità di lavoro all'estero, ma conservando però come dire, l'origine. Sì. No, Peppe? Sono 4 milioni e mezzo di persone che ancora votano. Quindi in Italia. Quindi se votano, voteranno all'ambasciata, immagino, adesso non lo so di preciso. I famosi voti all'estero, ecco, quel 3% delle volte cambia anche il partito. In questi tempi un 3% è un partito, voglio dire, quindi quando non ci sono le soglie di sbarramento. Sì. Detto questo però, e poi volevo chiedere una cosa a Rita a proposito del ritornare nella propria terra dopo aver scelto di stare in un'altra, questo Lazzaro ritorna e nasconde un segreto. Certo, lui viene in realtà per porre rimedio, e quindi questo fondamentalmente è uno dei segreti che ha Lazzaro, perché poi ne verranno alla luce anche altri, ovviamente, insomma, essendo, come dire, un libro che ha un che di misterioso, non è esattamente un giallo ma ha anche dei risvolti abbastanza, diciamo, scuri, tanto è vero che c'è anche un riferimento, insomma, purtroppo a quest'altro. Se fosse un film sarebbe un noir? Non è esattamente un noir, ma ha delle atmosfere anche molto cupe, perché poi in realtà ci sono dei risvolti legati a un certo tipo di situazione, 'ndrangheta parliamo naturalmente, in Puglia, quindi comunque c'è anche un riferimento a questo tipo di realtà che purtroppo va ci bene, tocca. Il segreto di Lazzaro, torneremo a parlarne durante il corso della puntata. Quando si va, è chiaro che se ne parliamo con te, ne parliamo da un punto di vista energetico / esoterico, quando si decide di andare in una terra che non è la tua, cioè che non è la terra in cui sei nato, è come una madre che ti accoglie o è in invece un, come dire? È scritto, lei, la signora parla infatti che lui è dovuto tornare, io ho capito, per fatti di 'ndrangheta, quindi il problema sa dove sta, stiamo ancora più rovinato in quest'era, proprio per questa sorta di persone energeticamente che non si sono mai staccate della loro radice e non ringraziano la terra dove gli dà il lavoro, dove gli dà da vivere e dove gli fa crescere i figli, quindi lasciano a casa i paesi, le loro case di origine, quindi vivono eternamente di nostalgia, quindi energeticamente vengono proprio tagliati a essere come il computer, fermi, e non danno né progresso né dove stanno e né dove vivono, quindi uno dovrebbe imparare, perché la vita non è vera che sono scelte, tutto è scritto. E quindi quando uno va in un certo posto, parliamo di energia, dovrebbe amare quel posto, ringraziare quel posto. Ecco perché gli emigranti, ho avuto modo di conoscere gli emigranti dalla Germania, i quali amano tanto venire. Quanti anni hanno questi che hai conosciuto tu? Sono giovani, sono più o meno? La mia età, però hanno anche i figli che hanno dato. Ragazzini. Hanno dato la sua età, sono dei ragazzini. Io sono felice della mia età. Allora, noi siamo così rovinati per tante situazioni energetiche, però fino a quando uno non prende coscienza e ama il posto dove sta, che ti dà da vivere, quindi sicuramente, non spesso malediciamo, guarda che io ho incontrato emigranti che maledicono il posto dove stanno, dove stanno, perché nonostante gli dia da vivere, e non però trovano né pace né di qua e né di là. Poi il fatto che votano, Peppe, è il dramma più grande, perché loro hanno la mentalità di quando sono andati via. L'emigrante è come il carcerato, per tutti il rispetto. Il carcerato quando entra nella cella resta quel tipo di energia e crede che il mondo non vada avanti, quindi bisogna amare. No, guardi, io proprio questa, no, in Canada, io sono stata in Canada pochi giorni, io d'inverno faccio un viaggio
di paesi caldi e contro persone di altri. Stanno anche i migranti che leggono e che casomai si rendono conto di quello che capita. La minima parte, te so. Vabbè, però anche la minima parte ha bisogno di esprimersi. Sì, però Claudio anche... No, ho detto amare il posto dove stanno, non ho detto sì, che sì, sono sì, ignoranti, sì. Attenzione. No, parlavo del voto, no, del parlavo voto, del voto. Cioè del voto, fatto del che, voto. Non vivono... aspetta, chiediamolo a uno di loro. Luca, al telefono, ricercatore scientifico, vive a Barcellona, 31 anni, vive con la famiglia a Barcellona e vota in Italia. Luca, voti in Italia tu? Pronto? Sì, sì, salve, buonasera. Buonasera Luca, buonasera, grazie per averci scelto. Sì, la mia esperienza praticamente è questa, ormai si viene chiamati cervelli in fuga, ma in realtà si è ragazzi che si vorrebbe poter lavorare in Italia, ma in realtà non si può. Non è possibile. Per un motivo, però, ci potete alzare un po' l'audio in studio di Luca, perché lo sentiamo bassissimo, per favore. Luca, tu sei... No, sì. Adesso ti sento bene. Tu sei andato a vivere con la tua famiglia a Barcellona? In realtà la famiglia me la sono fatta qui a Barcellona, sì. Nel senso che sono partito da solo e poi col tempo è venuta mia moglie, la mia futura moglie. Ma è spagnola tua moglie? No, se ho capito bene è di No, mia moglie è italiana. Ok. E tua figlia dove è nata? In Italia o è nata a Barcellona? No, mia figlia è nata in Italia, però praticamente ha vissuto tutto il resto della sua vita in Italia. Ok, tu adesso stai vivendo lì, fai ricercatore scientifico, vivi a Barcellona, stai facendo carriera, stai benissimo. Vieni a votare in Italia o comunque vai in ambasciata e dai il tuo voto, o il fatto di non vivere la realtà del tuo paese in questo momento ti tiene lontano anche da quello che può essere, da quella che può essere la volontà? No, assolutamente. Io, come tutti gli italiani, almeno quelli che conosco che vivono all'estero, votiamo per l'Italia. Certo, votiamo la circoscrizione all'estero, ma è importante, anche perché se no le cose in Italia non cambiano, questo è il problema. Sei riconoscente alla terra in cui vivi in questo momento o ci stai perché proprio in Italia non hai potuto fare nulla e quindi te ne sei andato con un cappio alla gola e se potessi ritorneresti? Domando. Guarda, è un rapporto un po' strano, con tutti gli emigrati che sono stati un paio d'anni fuori. All'inizio provi molta rabbia perché adesso praticamente sei costretto a andarti, non hai alternative. Poi col tempo inizi a ricordare tutto ciò che c'è di buono e pensi che un giorno potresti tornarci e potresti portare anche le tue conoscenze, le tue competenze, quello che hai appreso. Il problema è proprio questo, che una volta che sei andato diventa molto difficile tornare perché il sistema di valore è diverso. Quello è poi abituarsi nuovamente, soprattutto quando poi si fanno dei figli che vivono in un paese che non è il nostro, che diciamolo proprio non è che incoraggia proprio al massimo. È chiaro che poi No. Però ti posso dire che sono in parecchi che tornerebbero, potrebbero tornare almeno. Tu lavori con molti italiani, Luca, una lavori in grado di accoglierli. Lì a Barcellona lavori con molti italiani? Sì, soprattutto molti napoletani. Ah sì, vedi? Pensa, proprio nel mio centro ci sono parecchi napoletani. Ah, non lo sapevo. Senti, Luca, com'è la notte di Halloween a Barcellona stasera? Il tempo fortunatamente è migliorato, penso che adesso il cattivo tempo sia arrivato da voi. Sì, decisamente. Quindi te lo posso assicurare. Iniziando a mettere le zucche fuori. No, ma dico, vivete questa sorta di americanismo così come lo viviamo qua in Italia, anche lì in Spagna? Perché questa non è una festa nostra. Sta iniziando a diffondersi, ma in realtà qui festeggiano una cosa chiamata castagnata, che è, come da noi ogni santi, loro hanno dei punti in cui vendono castagne calde arroste e praticamente lo vivono in strada. Abbiamo sbagliato, abbiamo portato i dolci anche stasera, ci volevano le castagne. Luca, grazie, in bocca al lupo per tutto, grazie per averci scelto, continua a seguirci, buonanotte. Ciao, grazie. Un abbraccio e complimenti. Grazie, grazie mille. È un peccato, perché siamo costretti a portare la nostra cultura all'estero. E la chiamano la fuga dei cervelli, in realtà. Però giustamente, come diceva Rita, se tu sei in un posto e lo maledici, è chiaro che la vita non ti può sorridere, perché se tu ma sei se un ti ripaga non lo maledici. No, ho capito. Neanche dove vai, però no. No, però lei mi parlava di... Cosa ha detto la signorina? No, che se questo posto ti ripaga della sofferenza di stare lontano da casa sua, magari non lo maledici. E invece lei diceva che delle persone che lei conosce, degli emigranti che lei ha conosciuto in Germania, che magari lavorano e guadagnano, perché sicuramente non hanno mai smesso di maledire quella terra, che è probabilmente è orrendo. Io non li conosco emigranti che sono felicissimi, sì, anch'io.
questo è importante. Pure perché hanno un livello di vita, bravo, così superiore così rispetto dovremmo, alla nostra. Bravo, ma loro vivono rispetto ad noi superiore, però è dentro, sai che hanno, non sono riuscite a fare quel passaggio, lui parlava energetico, di amare il posto dove si sta, perché poi io credo che quando uno sta bene, ovunque ma può, siamo ma forse un po' di rabbia, bene, un po' di rancore però secondo verso me la loro terra, perché io non lo so, adesso fa male, a me non mi addentro in discorsi che non posso affrontare proprio da un punto di vista cognitivo, però dico che secondo me un po' di nostalgia nei confronti del nostalgia è un'altra cosa, è un'altra cosa. È diverso, io sto parlando di tu per esempio Anna, allora prendiamo ad esempio lei ha dei nipoti. Uno un nipote stilista, un altro che fa un altro è maestro di contrabbasso e vive in Finlandia, un altro vive in Cina a Shanghai, ecco. E sono felicissimo, un altro a Milano perché un altro fa lo stilista, Albino D'Amato, Anna, ma non felici. Ci dovrebbero essere confini, no, perché noi dobbiamo essere ormai, dobbiamo essere cittadini, ci dobbiamo, io sono un po' nostalgico da questo, sono un po' sì, conservatore, ma la nostalgia è diversa, no, sono un po' conservatore io ho fatto un piccolo passaggio, no? La Torre del Greco, che sta a 10 km, sono venuta a Napoli e ti dico che ho nostalgia di Torre, sto benissimo a Napoli perché mi trovo bene, sto grazie a Dio che sei andata via da Torre, no, guarda, perché ma è così bella, devi andare del Greco un po' bene a piedi, no, Torre prego, del Greco è bellina insomma, perché bellino, però. Io no, però insomma che posto di Napoli abiti? Io abito a Capodimonte. Grazie a Dio. Sì, perché lo diciamo per quelli che non ci stanno seguendo da Napoli e dalla Campania, Capodimonte è una zona collinare. Molto bella, immersa nel verde, con un famoso bosco alle spalle. Sì. Torre del Greco, invece, come molti sapete, è sul mare è sul e mare, ci sono dei dolci fantastici. Dolci gelati fantastici. Dei gelati meravigliosi ho mangiato. Fanno dei mignon. Ma ragazzi, adesso io andai una sera, Rita, a casa dei parenti. Dei parenti di Anna e mangiai dei dolcini, dei piccoli dolcini a sì, dei piccoli dolcini mignon, cioè una gelateria, però dei mignon, ma 25-26, no, ma su questo non scende la tua fama, su questo non c'è ombra di dubbio, sì. E sono fatti però come se fossero dei gelati, perché credo che sia proprio una peculiarità della peculiarità, zona, sì, che poi noi da qua sì. Una cosa usciamo a parlare di un'altra, sì. Perché parliamo sempre di cibo in ogni caso? Ma non lo so, ma che fare? Fabio si ciba di sera. Fabio, sì, dobbiamo fare una trasmissione. Fabio mangia di sera, ma Fabio mangia sempre, a verità, non è capito. Questo lo sappiamo. Ecco, sì, perfetto. Sì. Anche perché Anna lavora spesso con me in compagnia a teatro e sa che nei camerini arriva di tutto. Tutto. Decisamente, sì, sì. Decisamente. Anche a casa sua, in effetti. Delle scene. Noi facciamo le prove spesso dei nostri spettacoli a casa di Anna D'Amato e facciamo delle grandi cene intramezzate, diciamo, sì. da qualche, allora, portata. Diciamo che facciamo delle grandi cene e ogni tanto leggiamo il copione. Prove calore. Io adesso so anche dove abiti Anna, quindi ecco, la prossima volta verrò sicuramente. No, ma tu non hai idea, cioè noi siamo capaci di arrivare a 2 giorni dal debutto, che abbiamo pensato solo alle polpettine al limone, poi andiamo nell'ansia perché non sappiamo una battuta. È sempre così. Facciamo la prova generale e come sempre io fermo la compagnia a un certo punto e dico: ragazzi, discorso. Lo spettacolo non c'è, ma domani sera sarà un successo. Arriverà. E grazie a Dio è sempre così. Si dice, insomma, che se la prova generale va male, poi esatto, lo spettacolo va bene. Si dice così. Dimmi, allora, il 75% dei ricercatori italiani non vogliono più tornare e sono giovani. Quelli che vogliono rientrare sono quelli là un po' più adulti, che sono partiti per forza di cose e che adesso hanno esigenza di tornare a casa. Questa quindi, è l'esigenza. Quindi diciamo che questa sorta, no, di volontà di tornare indietro appartiene ad una generazione diversa da quella dei trentenni. Io penso di sì, perché sì. Diciamo, il giovane adesso cerca il meglio per se stesso, il meglio non c'è in Italia. No, Anna, perché si sono allargati i confini, ma finiamola, finiamola. Anche l'idea è un'altra, che secondo me si è spesso costruito il mito delle radici, sì, e lo hanno. In realtà io credo che le radici siano una cosa un po' sopravvalutata, sì. Noi abbiamo i piedi, questo ci permette di viaggiare, di correre proprio fisiologicamente. Logicamente siamo fatti per andare. Secondo me probabile, dico una sciocchezza, però il fatto che per esempio le persone che sono andate fuori a lavorare, a vivere tipo 20 anni fa, 25 anni fa, non avevano l'aria di Schengen, no? E quindi magari hanno dovuto vivere
dei trasferimenti più complicati, documenti, sì, passaporti, sì. Oggi più difficile, no? Capisci? Anche nei costi, anche nei costi, last minute vai a trovare. Oggi essendo anche molto più semplice il collegamento, alla fine Luca con cui parlavamo prima, alla fine sta un'ora e mezza di aereo da Napoli. Infatti, cioè se tu ci pensi, sì, stai in un paese dell'area di Schengen, non c'hai bisogno di documenti, non fa niente, devi andare all'aeroporto, devi comprare il biglietto che oggi costa anche poco, anche, e torni a trovare a mamma, per dire, sì, anche i mezzi, sì, di comunicazione, sì. Io mi metto in contatto con mio nipote Skype, io lo vedo, sì, tutti i giorni. Quello, sì, che invece vivevano le persone che oggi hanno 60, sulla 60, lettera, 70 si scrivevano anni, era un distacco totale, era un distacco totale, forse anche per questo, sì, lo, vivo, sì, lo vivevano, e oggi maledicono quella terra perché, sì, magari lo hanno vissuto con più dramma barra trauma, sì, perché, sì, non avevano l'hanno vissuto come una sconfitta, capisci? Non come un'evoluzione di poter, ecco, andare avanti, di poter andare avanti, non hanno, l'hanno preso come sconfitta, non l'hanno preso perché la vita continua e si vive nel mondo e si vive in non altro. Ci dimentichiamo la, diciamo, l'emigrante di prima, vediamo adesso gli extracomunitari che vengono qua. Un po' quel dramma è stato anche degli emigranti, non è che sono stati tutti all'inizio ben accetti, hanno dovuto faticare veramente molto. Oggi è sicuramente oggi diverso. È diverso. A proposito di quello che dice Anna, la quantità degli immigrati che hanno preso il posto degli italiani in alcuni settori è fortissima, tipo l'agricoltura si mantiene sugli immigrati. E anche altri settori. Perché sono sottopagati? Sì, perché loro accettano delle condizioni che noi non accettiamo. In media, certo, il 50% o 40% in meno quando sono regolari, quando sono a nero, chiaramente. Che tale portarsi che si toglie la crisi. Beh, sai, certo, che cos'è? Che siamo tutti, alla fine, siamo tutti, secondo me, anche un po' emigranti barra al sud nei confronti di qualcun altro. Vi faccio un esempio. Fino a qualche anno fa, qual era il centro della produzione cinematografica italiana? Roma. Cinecittà, no? Dove la manodopera costa però un botto. Oggi si fanno più film da noi a Napoli perché la manodopera costa molto meno, anche le grandi produzioni internazionali spesso vengono a girare qua perché le produzioni costano di meno. E quindi se tu ci, cioè, c'è sempre qualcosa a sud, più a sud, che ti permette di risparmiare. C'è sempre un sud di qualcun altro. Diciamo, no? Se tu compri un capo, sì, firmato, tuo nipote che è un grandissimo stilista, sì, che ha dei negozi meravigliosi, delle boutique meravigliose, sì, in tutto il mondo, Albino è la firma, Albino D'Amato è lo stilista, sicuramente se compri una cosa di Albino vedrai nell'etichetta Made in India, Made in China, Made in Romania. E ho capito, però per dire che sicuramente, no, c'è sempre, sì, sì, qualcosa più a sud che ti permette di risparmiare. Le scarpe le fa Napoli. Lo diceva professore Bellavista, no? Dice, siamo sempre a sud di qualcuno. In tempi non siamo sempre a sud di qualcuno. Che è assolutamente vero. E quindi Lazzaro, che è il personaggio di questo libro, torna dopo 30 anni per fare delle, come dire, per ricucire, allora, non lo so, in pratica c'è una lettera che in qualche modo no. Cioè, è coinvolta la malavita, prima c'è stato questo qui pro quo, diciamo, è coinvolta però nella sua vita, nella sua storia, non è l'elemento principale, in ogni caso lo ha sfiorato. Lui torna perché attraverso le parole di una lettera della sorella, che continua a vivere in Italia naturalmente, ha capito di essere lui il depositario di una verità che quindi è costretto a portare in Italia per poter mettere riparo ad una ingiustizia. Quindi fondamentalmente questa è la sua missione ed è una parte del suo segreto, però poi ne verranno fuori altri, perché come sai in genere la vita comincia ad essere una sorta di scatole cinesi, no? Direte, o anche quasi, come quando, no, noi vogliamo cercare un oggetto in casa, ti capita, ne trovi altri mille nel quello frattempo, quello di cui hai bisogno non lo trovi mai. Ecco, e quindi lui più o le meno le persone di una certa età, sì, dicono che la casa nasconde, sì, e lui fa questo, cioè aprendo una scatola ne viene fuori un'altra e poi un'altra ancora, però si può leggere la sua storia su più livelli, diciamo. E ci tutto questo in 140 pagine, sì, quindi ecco, vuol dire in maniera dono della sintesi, esattamente, ecco, sì, sì, che tanto ci ha sempre contraddistinto, sì, contraddistinto, dici, sì, Domini, perché insomma noi è un bell'uomo, abbiamo, questo Lazzaro è un bell'uomo, allora, sicuramente ti posso dare la incubo da 50 sfumature di grigio, ma come è devo, vero, fare, vero, tu c'hai questi incubo, guarda Manila, non è so se è il tuo, sì, genere di uomo, però io fisicamente me lo sono sempre immaginato, gliel'ho pure detto, perché lo conosco, siamo amici, Luca Ward, ecco, cioè il cinquantenne, eccolo là, sì. Al telefono c'è invece la dottoressa Gabriella Andolfi,
44 anni, napoletana, che invece è stata a Madrid tantissimi anni, dove avrebbe potuto fare una fulgida carriera, perché la meritocrazia che c'è lì in Spagna non è proprio propria di questo paese, scusatemi il gioco di parole, e che invece poi per amore ha vissuto il ritorno, perché è ritornata. Dottoressa, buonasera. Gabriella, buonasera. Buonasera a te. Tu quindi hai vissuto in qualche modo la storia opposta a quella che ha vissuto l'ascoltatore, il telespettatore di prima, che invece è il ricercatore scientifico e sta lì a Barcellona e lì è rimasto e lì vuole rimanere. Tu invece poi da lì te ne sei tornata, anche se magari non avresti voluto. Sì, sicuramente non avrei fatto questa scelta, non me ne pento, perché ho una splendida figlia che attualmente ha 7 anni e mezzo, però sicuramente lavorativamente e anche dal punto di vista di situazione sociale, per quello che avevo raggiunto, sicuramente preferivo rimanere lì, perché avevo altre soddisfazioni personali, diciamo così. Gabriella, tu oggi sei un medico? E ti occupi, sì, sono medico. Di? Mi occupo di, diciamo, sempre di bambini, però non di quello per cui mi sono specializzata, perché io sono chirurgo pediatrico. E oggi ti trovi a fare un'altra cosa? Un chirurgo pediatrico. Mentre sono tornata a Napoli e questo non è stato possibile farlo, perché non, appunto, Gabriella, diciamo, ti è mai al di là del fatto che sicuramente sei tornata, è una bellissima famiglia, una figlia stupenda, avrai un marito meraviglioso, no, dico, stai facendo qualcosa di diverso da quello per cui, sì, ti eri impegnata nello, sì, studio, sì, che ti è, vai, mettendo, come dire, da parte la famiglia che è sacra, tua figlia sacra, e non c'è problema, però qualche volta dici, porca miseria, però la mia vita poteva prendere un'altra piega, poteva fare un'altra curva, non lo so, domando, ti viene mai di pensarlo? Mi è svenuto. Pronto? No, dico, mi senti? No, pensavo che questa domanda la... Lo puoi dire, sei Spagna. Ci senti, Gabriella? Sì, sento a tratti, al momento a tratti. Perché c'è brutto tempo, tu sei col cellulare. Io devo andare in pubblicità, però. Ecco, tu hai la possibilità di rimanere lì 2 minuti, io devo andare un attimo in pubblicità, domando. Sì, senz'altro. Resta lì, noi andiamo in pubblicità e torniamo tra poco, continuiamo a parlare e poi parleremo di un ritorno alla vita. Dopo un infortunio, chiamiamolo così, tra pochissimo a Fabio di Sera, state con noi.